Paola sta trascorrendo una vacanza a Firenze. Tra un museo e l'altro, tentata dal prezzo, decide di acquistare l'imitazione di una borsa di lusso. Forse non sa che così darà un contributo alla criminalità organizzata, al racket e allo sfruttamento del lavoro minorile. Il falso danneggia tutti. Chi compra merce contraffatta non rispetta la legge e incoraggia i traffici illeciti della criminalità. Per questo è prevista una sanzione fino a 7.000 euro. Non permettere che un falso risparmio diventi un danno reale per te e per gli altri.